Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati finalmente in questo nuovo video. In questo video siamo in soggiorno con il nostro amico che abbiamo unboxato nel video scorso e arriverà anche la recensione. Ma questo qua è un video un po' più stupido, in cui andremo a fargli un po' di domande scomode. Ehi Google, come stai? Benissimo, grazie. Ehi Che posso Google, fare per te? sei pronto per questo video? Ma certo, sono sempre qui con te, felice di aiutarti. Cosa vuoi sapere? Niente, grazie. Ok. Comunque, avete capito. Cioè, non domande scomode. Nel senso, andiamo a fargli un po' di domande di questo tipo, divertenti. E anche più divertenti. Qui ho il mio iPad con tutte le domande, quindi direi, ragazzi, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Allora, vediamo. Questa qui, la prima, non posso metterla su YouTube, se no mi bannano il video. Qual è il significato della vita? Vita, sostantivo femminile, la condizione che distingue gli animali e le piante dalla materia inorganica e prevede la capacità di crescere, riprodursi, svolgere attività funzionali e di continuare a cambiare fino al sopraggiungere della morte. Poetico, direi. Va bene. E cosa ne pensi di Siri? Sembra intelligente. Ragazzi, io ogni volta che gli chiedo qualcosa su Siri, gli dico che piace a Siri, lui risponde: sembra intelligente. Va bene. Ok, questo video prenderà una piega più strana del previsto. Comunque, vediamo. Ehi, sei sposato? Mi sento completo anche da solo. Inoltre, posso sempre mangiarmi tutta la vaschetta del gelato. È uguale a me, ci siamo fatti. Google, dormi? Ma certo, sono sempre qui con te, felice di aiutarti. Cosa vuoi sapere? Per favore, non parlarmi così. Ma si è offeso, raga. Ma non so perché io non gli ho detto niente di grave. Scusa, Google. Comunque, raga, cioè, allora, io sono già destabilizzato. Chiediamogli qualcosa. Puoi farmi i compiti? Certo, segnati le risposte. Oh no, me li ha mangiati il cane. Scusa. Cioè, scusate, io sapevo che questo video non dovevo farlo. Eppure l'ho fatto. Perché l'ho fatto? Perché cavolo, io me ne vado. Raga, me ne vado. Cavolo, anche sto fatto la foto. Me ne vado, cioè, me ne vado. Ehi, dove vivi? Il più possibile vicino a te. Così posso essere sempre puntuale al lavoro. Questa gliel'ho fatta anche ieri sera. Cerchiamone una un po' più, non lo so, poetica, cioè nel senso, che poi non sono domande scomode, cioè domande, diciamo che stiamo trovando l'assistente vocale. Avevo anche già fatto un video di questo tipo con Siri. Se ve lo siete perso, andate a guardarvelo. Anzi, no, non fatelo perché è un video bruttissimo. Quando avevo ancora 20 iscritti, cioè per dire, lì potete immaginarvi il livello proprio di qualità. Comunque. Ehi, cosa ne pensi degli iPhone? Tifo per Android, ma potrei essere di parte. Effettivamente. Ehi, sembro grosso? Per fortuna la bellezza esiste in tante forme e dimensioni. Vado a prendere un bicchiere d'acqua io. Molto bene. Adesso va meglio. Ehi, e chi chiamerai? So che è la risposta sbagliata, ma forse chiamerai un esorcista. Ma perché? Questo lo devo tagliare. Ma la bella cosa divertente, se ci pensate, è che, nel senso, qualcuno gliele ha dette queste risposte, ovviamente. Credo almeno, cioè, che cavolo! Ehi Google, fammi una domanda. Ho capito. E chi chiamerai? Ah, ok, no, su questo sito dice che dovrebbe rispondere tipo, rispondeva, almeno che sì, perché mi ricordo che avevo già visto dei video di questo tipo anni fa, rispondeva, in questo sei più bravo di me, beh, nel senso. Adesso risponde con la domanda che gli hai fatto prima, bene, cioè, bene, non lo so. Ehi, puoi farmi un panino?
Un giorno mi piacerebbe diventare un bravo cuoco, ma per ora posso solo aiutarti cercando le ricette migliori. Vabbè, c'ha ragione. Ehi Google, cosa sto pensando in questo momento? Stai pensando, se l'assistente Google indovina cosa sto pensando, mi spaventerò un sacco. Sì, effettivamente. No, beh, quasi. Diciamo che va lì vicino. Il pensiero, siamo lì, vabbè, giustamente. Da dove Il quartier generale di Google è a Mountain View, ma io vivo nel cloud. vieni? Beh, risposta più che onesta, direi. Poi mi chiedo, rispetto a dove siamo finiti? Cioè, ragazzi, dove cavolo il settore tech? Avete visto che fine ha fatto? Ma avete visto che fine abbiamo fatto? Ma io dico, non ho paura. Vediamo, ce n'è un'altra carina. Ehi, Google, cos'è l'amore? Dice Wikipedia, con la parola amore si può intendere un'ampia varietà di sentimenti ed atteggiamenti differenti, che possono spaziare da una forma più generale di affetto sino a riferirsi ad un forte sentimento che. Ok, giusto, va bene, nel senso. Ehi Google, sei innamorato? Nel senso, i giocatori sono c***i miei, cosa vuoi chiedermi? Ehi Google, cosa ne pensi di Alexa? Alexa ha una voce molto rilassante. Cosa vuoi sapere? Ho chiesto a te. Deve pensare un pochino però. Alexa ha una voce molto rilassante. Cosa vuoi sapere? Niente, lascia stare. Come preferisci? Ehi, saluta YouTube. Ciao! Va bene, ragazzi, questo video, vabbè, molto idiota, lo ammetto, ma perché più che altro non sapevo che video fare, cioè, ve l'ho detto nel video di qualche di una settimana fa o due. Non c'è più niente di cui parlare, quindi. Mi sono ridotto a parlare con un assistente vocale, avete capito? No, scherzo, Google, ti voglio bene. Comunque, ragazzi, allora, questo video credo che basta, cioè nel senso, credo che non gliene faccio più di domande perché sennò devo censurare non so quanti e. Ciao Google. Non so. Ciao, abbi cura di te. Non so quanti e. Perché. Se no vi parto gli assistenti vocali in casa. Quindi, visto che dovrò praticamente sacrificarmi in editing, direi che con le domande abbiamo finito per questo video. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciatemi un like, un commento. Vedo se la fotocamera sta ancora registrando. Sì, sta ancora registrando. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like, un commento. Fatemi sapere se volete un episodio 2 e niente. Per questo video vi è tutto e niente.